Il futuro dell'umanità sarà incentrato sullo sviluppo della scienza e della tecnologia di cui noi oggi, con la nostra più fervida fantasia, non riusciamo neanche ad averne una minima immaginazione. Però nel futuro dell'umanità non vi saranno due pilastri del mondo in cui viviamo. Non vi saranno le religioni così come le concepiamo oggi, né vi sarà il liberalismo, l'individualismo su cui oggi si basa la democrazia, il capitalismo. Ecco, questo è il quadro del futuro. Dette così, proprio in maniera brutale, può far nascere tante reazioni. Però nel libro che io ho citato, io do una giustificazione. È lì che bisogna andare a vedere se queste giustificazioni a loro volta hanno una validità. Ed è qui che si sta attivando un dibattito sul mio libro all'estero, soprattutto in Germania e negli Stati Uniti. È questo che io auspico anche in Italia, non schierarsi da una parte o dall'altra, ma cominciare a dibattere come sarà il nostro futuro. La massoneria. La massoneria, secondo il mio modo di vedere, continuerà ad esserci, perché fa parte di quella tradizione misterica e di segreto su cui l'umanità non potrà mai rinunciare. Quando noi ci troveremo in una unica società globalizzata, si porrà una domanda importante. Chi la governerà? Ecco, questa è la domanda fondamentale. Chi governerà un'unica società sul pianeta Terra? Le risposte sono due. Sarà la democrazia? È pensabile che una società del futuro possa essere governata con i criteri della democrazia, che a sua volta sono basati sul suffragio universale? È possibile che per decidere qualcosa bisogna ascoltare tutta l'umanità? Io penso di no. Ma anche se noi restringessimo l'autorità e il governo a pochi paesi, ebbene, tra questi paesi vi sarebbe sempre una concorrenza, come sta accadendo oggi nei rapporti tra la Cina e gli Stati Uniti. Ma qui si tratta di governare tutta l'umanità, per ragioni che io ho spiegato ampiamente nel libro che ho citato. La democrazia che governerà il futuro dell'umanità. E allora c'è l'alternativa. L'alternativa è quello dell'uno. Io qui non ho usato di proposito termini come dittatore, tiranno, perché evocano la triste storia del mondo occidentale del Novecento. Io ho parlato dell'uno. È l'uno che governerà il mondo. Ma che caratteristiche avrà?
Dico subito che non avrà nulla di Hitler, di Stalin o di Mussolini, che rispetto a questa visione sono ignoranti circa la conoscenza del mondo, della società e della vita. Ma sarà un essere umano che avrà la conoscenza totale che gli deriva dalla scienza, dalle applicazioni tecnologiche, dall'intelligenza artificiale e da tutto ciò che rappresenta l'umanità di quel tempo. E sarà lui ad esercitare il potere in maniera assoluta. E proprio perché eserciterà il potere in maniera assoluta, sarà lui a decidere cosa e come deve essere l'economia, cosa e come deve essere la vita sociale. Sarà lui a decidere tutto.